Io non voglio essere un utopista, però credo che nel 2016, in un mondo civile, l'acqua deve esserci nelle case. Per quanto riguarda Catarabiano, noi siamo con i quattro tubi che abbiamo sempre detto che hanno delle criticità, perché certo, prima non ci è stato permesso di interarli perché devono essere visibili in caso di problematiche, erano dei tubi che dovevano restare al massimo 3-4 mesi. Siamo alla vigilia dell'anno e secondo me l'anno lo sforeremo abbondantemente. Per tutt'oggi abbiamo il nostro progetto definitivo per la condotta approvato da tutti gli enti, ma noi oggi non abbiamo la possibilità di stenderlo, di posizionarlo, perché non viene sistemata la collina, non viene sistemato il versante, pertanto è impossibile andare a posizionare la condotta. Io l'ultima volta ho detto alla protezione civile, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto, che quel tavolo è tutto responsabile nel caso in cui dovesse accadere qualcosa, perché oggi noi non abbiamo da parte della protezione civile delle date certe nella quale noi possiamo iniziare i nostri lavori, e questo è assolutamente grave. Siamo praticamente con le mani legate. Ci devono essere un intervento finanziario che è stato sbandierato appena c'è stata questa emergenza e non è arrivato nulla. Perché poi al cittadino non interessa se la colpa è del capo del governo o dell'AMAM o di che sia. Il cittadino, l'unica cosa che interessa è aprire il rubinetto e avere l'acqua, come è giusto che sia. Quindi la responsabilità affinché tutto avvenga è dell'AMAM, della protezione civile e di tutti gli enti. Ho sempre detto in quel tavolo che a me non sta bene ascoltare che non ci siano i soldi. Perché se l'AMAM non avesse avuto la finanza per poter realizzare i famosi quattro tubi, che facevamo? Restavamo con i secchi e i bidoni? Restavamo con le navi che arrivavano? Che facevamo? Credo personalmente ci sia una responsabilità politica che debba essere assunta. Come mai ancora, nonostante tutte le famose promesse di tutto quello che è successo dopo il 24 ottobre, chiaramente né il Comune, né l'assessorato, né di chi per competenza è una protezione civile, abbia mai effettivamente detto sì, si deve fare, non si può. Viene tutto lasciato nel limbo per aspettare che cosa? Che succede un'altra volta, in modo tale che poi la macchina ricominci nuovamente a... Con l'amministrazione abbiamo più volte sollecitato, pressato, abbiamo scritto a livello nazionale, a livello regionale, sotto tutti i livelli. Ora, in questo momento c'è un immobilismo. Questo non è che vuole essere una critica verso Fodi, verso Tizio, verso Caio. Capire perché? Io mi chiedo questo. Ma sinceramente a noi non interessa non capire, a noi interessa dire domani mattina possiamo iniziare i lavori. Io non voglio capire, io voglio essere messo nelle condizioni di entrare a fare i lavori. Perché poi la problematica non riguarda solo Messina, che a noi interessa, ma riguarda anche Calatabbiano, perché se domani per assurdo dovesse venire giù quel fronte, ci sono quattro tubi che erogano circa 800 litri d'acqua al secondo che si vanno a sversare su Calatabbiano. Ma cosa dobbiamo fare? Azioni eclatanti? Ci mettiamo lì e non ci muoviamo più? Andiamo a Palazzo Chigi e non ci mettiamo più? Cosa dobbiamo fare? L'azione eclatante giustamente andrebbe fatta anche da chi ci rappresenta, che come amministrazione dovrebbe, come ho sempre detto, battere i pugni, perché non è possibile. Però, per certi aspetti, dico, nessuno non conosce la situazione, credo, sia a livello nazionale che a livello regionale. Però le devo dire, per onestà intellettuale, anche perché è così, che quello che fa l'AMAM rappresenta l'amministrazione e viceversa. Dico, si ha la sensazione sotto certi aspetti, questo dell'acqua, credo, al di là dei suoi interventi che ho sempre seguito, alla fine neanche a livello politico quasi ormai la cosa è diventata, nel senso non nessuno più fa, a livello nazionale e regionale, con i nostri rappresentanti che... Questa è la mia sensazione, io da cittadino, attenzione. Per quanto l'acqua, oggi purtroppo forse l'attenzione è calata. L'attenzione magari sarà calata. Penso che il governo lo sappia, perché se la protezione civile lo sappia, quindi è chiaro. Noi abbiamo scritto a tutti, però per me, che lo sanno, francamente è relativo. Io so che oggi, domani mattina, non posso mandare la ditta a fare... Questo è l'assurdo, secondo me. E i cittadini, che per me... Parlando con lei è come se ci fossero tutti, devono sapere che siamo ogni giorno col terrore della pioggia. Siamo tutti in effetti. E non possiamo vivere in questo modo. Perché non accetto. Ma cosa devo fare? No, mando le ruspe, mando domani mattina le ruspe e dico ci penso io. Tutti fuori ci penso io. In più abbiamo la condotta dell'Alcantara. Ecco, quella è un altro argomento. La condotta dell'Alcantara è rotta da 7 anni. Abbiamo chiesto più volte di ripararla, ormai non lo chiedo più.
farò altre azioni nei confronti di Sicilia Acque, perché Sicilia Acque ha una convenzione, una ragione. Inutile che i vertici di Sicilia Acque si inalberano quando io dico queste cose, ma è la realtà la dobbiamo dire, la devono sapere tutti. C'è una convenzione. Questa convenzione dice che tu hai per 40 anni l'utilizzo delle reti e ti fai pagare 0,69, perché tutte queste reti e depuratori, dissalatori, eccetera, siano in perfetta efficienza. E quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria di Sicilia Acque, a cure e spese di Sicilia Acque. La nostra condotta sa perché non viene sistemata? Perché noi non compriamo l'acqua. Lei non compra l'acqua, io non ti aggiungo la condotta.